Apre Italian Makers Village, il fuori expo di Confartigianato a Milano. I vertici di Confartigianato a colloquio con il capo dello Stato. La sfida dei costruttori al governo, 5.300 cantieri per far ripartire il paese. Giampaolo Palazzi confermato presidente di ANAP Confartigianato Persone. A Vicenza tutto pronto per ottenere la qualifica di restauratore di beni culturali. Buongiorno e bentornati all'appuntamento settimanale con il TG di Confartigianato. Il 30 aprile, all'immediata vigilia dell'inaugurazione dell'Expo, ha aperto i battenti l'Italian Makers Village, il fuori Expo di Confartigianato. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. . 29 aprile, Milano, via Tortona 32. Si alza il sipario sull'Italian Makers Village, il fuori expo di Confartigianato, che nei prossimi 6 mesi ospiterà più di 1.000 appuntamenti e oltre 800 imprese italiane. Il pubblico è quello delle grandi occasioni, accorso per assistere all'inaugurazione dello spazio dedicato alle eccellenze italiane e alla migliore produzione made in Italy. Quella che conquista il mondo e che qui, all'Expo di Milano, vuole rilanciare quel valore artigiano fatto di tecniche manuali e innovazione, di saper fare e continua ricerca di nuove soluzioni e nuovi prodotti da lanciare sul mercato. L'obiettivo è sicuramente quello di fare 6 mesi che siano ricchi di manifestazioni e soprattutto anche di dare la possibilità ai nostri imprenditori di mettersi su un palcoscenico internazionale. Quindi sono prove generali per dire oggi siamo in un mercato globalizzato, altamente competitivo, dobbiamo avere anche la capacità di far vedere quanto siamo bravi nel fare le cose e soprattutto trovare il modo di avere un approccio con questo nuovo mondo e sapere coniugare tradizione, tecnologia e innovazione. Una giornata iniziata con la firma dell'accordo tra Confartigianato e FAI, il Fondo Ambiente Italiano, per la valorizzazione delle eccellenze italiane e dei beni ambientali e artistici del Paese, e continuata poi con una conferenza stampa di presentazione a cui ha partecipato il Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. Mi pare che questa iniziativa sia proprio quella giusta, quella che serve a sfruttare al meglio le opportunità di Expo. Questo è lo spazio dedicato agli incontri B2B, ci sarà tutto il mondo qua e quindi un'iniziativa che va nella direzione giusta. Oltre al presidente Lombardo sono intervenuti anche vertici nazionali di Confartigianato, Giorgio Merletti e Cesare Fumagalli, il presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti, lo scrittore e cabarettista Flavio Oreglio e il vice sindaco di Milano, Ada Lucia De Cesaris. Milano è entusiasta, questo è veramente lo spirito di Expo. Noi dobbiamo partire da queste capacità imprenditoriali, l'artigianato è un elemento essenziale, noi vinciamo soltanto se riusciamo a difendere e a presentare questo settore come uno dei nostri settori di punta. La strada è tracciata, grazie all'aggregazione e all'innovazione, la piccola impresa italiana può continuare a conquistare il mondo e l'Expo di Milano, in questo senso, è il perfetto trampolino di lancio. Una delegazione di Confartigianato, guidata dal presidente Giorgio Merletti, composta dai vicepresidenti Claudio Miotto, Rosa Gentile, Marco Granelli, dal segretario generale Cesare Fumagalli e dalla presidente della Fondazione Germozzi, Maria Pia Garavaglia, è stata ricevuta il 28 aprile dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso dell'incontro il presidente di Confartigianato, Merletti, ha evidenziato al capo dello Stato l'importanza dei valori espressi dall'artigianato e dalla piccola impresa. Valori che, ha sottolineato, hanno consentito al nostro Paese di affrontare la crisi e su questi l'Italia deve far leva per costruire la ripresa. E il ruolo svolto dai sistemi associativi per assicurare al Paese stabilità economica e democratica. Confartigianato, con tutte le sue imprese, ha rimarcato Merletti, è impegnata affinché l'Italia non sia un Paese a taglia unica e per valorizzare la straordinaria complessità del nostro patrimonio imprenditoriale. Nel corso dell'incontro, il presidente di Confartigianato ha donato al capo dello Stato un'edizione di Alto Artigianato del testo dell'enciclica Rerum Novarum. Confartigianato Edilizia e le altre organizzazioni del settore sono pronte a ricostruire il paese. Il 29 aprile, al Building Day, hanno lanciato al governo le proposte per rimettere in moto l'economia e creare occupazione. Lorenza Manessi.
5.300 cantieri in tutta Italia, per un valore di oltre 9 miliardi, che possono dare lavoro a 165.000 persone e produrre un giro d'affari di 32 miliardi. La ricetta per far ripartire il paese l'hanno sfoderata le imprese di costruzioni, che si candidano a realizzare quelle opere pubbliche necessarie all'economia e alla tutela del territorio. Una sfida lanciata al Building Day, iniziativa organizzata a Roma il 29 aprile, dalle organizzazioni che rappresentano le aziende di costruzioni, Anaipa Confartigianato Edilizia, insieme ad ANCE e alle altre associazioni dell'artigianato e delle cooperative. Tutti insieme hanno lanciato un messaggio semplice: se ricomincia a girare il motore dell'edilizia, ci sono vantaggi per tutti, per le aziende, per l'occupazione e per la sicurezza dei cittadini. Ma se noi non ripartiamo dal piccolo, dalla manutenzione, dal restauro, dalla messa in efficienza delle scuole e quant'altro, sicuramente noi pensiamo che l'edilizia non riesca più a recuperare. Ecco, è questo volano che ci deve portare a superare questo momento particolare. La ricognizione dei 5.300 progetti cantierabili nasce da una richiesta avanzata dal governo pochi mesi fa e ora la mappa è completa. Si tratta per lo più di piccole e medie opere rapidamente eseguibili e riguardano la sicurezza delle scuole, il miglioramento della vita nelle città, il contrasto del rischio idrogeologico e la manutenzione delle strade, e sono distribuite su tutto il territorio nazionale. Ora bisogna soltanto sbloccare le risorse per dare il via all'esecuzione. Secondo le associazioni dei costruttori, le risorse non mancano. Nel Fondo Sviluppo e Coesione ci sono 39 miliardi da programmare entro questa primavera e se ne potrebbero usare 19 per 4 priorità: rischio idrogeologico, edilizia scolastica, riqualificazione urbana e housing sociale. Qui sono tutte opere che potrebbero essere cantierabili, pertanto l'iter di preparazione non esiste, si tratta solo di mettere a disposizione le risorse, che se queste risorse vengono o direttamente dallo Stato, oppure una buona volta dobbiamo cercare di modificare questo patto di stabilità. Queste opere sono pronte e noi abbiamo questa forte esigenza di partire da queste piccole opere. Lo scorso 28 aprile a Roma, l'assemblea dell'ANAP Confartigianato Persone ha confermato all'unanimità il modenese Giampaolo Palazzi alla presidenza dell'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati. Una prova del buon lavoro svolto in questi anni dal 65enne imprenditore di San Felice sul Panaro e dal segretario generale dell'ANAP Confartigianato Persone Fabio Menicacci, confermato tra gli applausi dell'assemblea. Completamente rinnovato invece il comitato di presidenza. Anche a livello nazionale però ci sono stati dei cambiamenti enormi, dove sia il Consiglio sia la Giunta è cambiata per circa il 40%, mentre la mia presidenza è cambiata del 100%. Perché questo segnale? Un segnale molto importante per dare discontinuità al passato, ma soprattutto sempre con gli stessi principi, per dare un segnale all'esterno dove l'ANAP, nonostante rappresenti delle persone grandi, dico sempre così per non dire anziani, ad un certo momento hanno però la voglia e il desiderio di dare e di fare qualcosa in più. Per fare qualcosa in più dobbiamo anche farci vedere con nuove facce, con nuova voglia di fare e soprattutto con l'entusiasmo che ci ha sempre contraddistinti. A Vicenza, Confartigianato ha attivato un servizio per aiutare i restauratori di beni culturali a ottenere il riconoscimento della qualifica professionale. Il servizio di Lorenza Manessi. Ormai ci siamo. A breve il Ministero dei Beni Culturali dovrebbe pubblicare il bando nazionale che consentirà ai restauratori artigiani di vedersi finalmente riconosciuta la professionalità dimostrata sul campo, nella cura e conservazione dei beni culturali. Il bando è il risultato di una battaglia che Confartigianato conduce da 25 anni e ora siamo alla fase decisiva. Nel frattempo però le associazioni di Confartigianato si stanno preparando ad affiancare le imprese nell'iter previsto dal bando. In particolare Confartigianato Vicenza ha giocato d'anticipo e ha attivato un servizio ad hoc per aiutare i restauratori a presentare la domanda di legge, che avviene tramite una procedura telematica, per l'ottenimento della qualifica di restauratore di beni culturali. Si tratta di un servizio che l'associazione svolge in collaborazione con la Fondazione Villa Fabris di Thiene, Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio, prestigioso punto di riferimento per gli operatori del settore, ma anche luogo pieno di fascino, con le sue aule e i suoi laboratori, in cui allievi italiani e stranieri apprendono e affinano le loro conoscenze nel campo del restauro. Silvia Piccoli, che in Confartigianato Vicenza si occupa proprio di questo servizio, ne spiega i contenuti e le finalità.
Sappiamo che potrebbe essere difficile orientarsi effettivamente nella presentazione della documentazione per l'ottenimento dei requisiti e quindi della qualifica professionale, e allo stesso tempo può servire dell'aiuto nella presentazione effettiva, nella modalità di presentazione di questa documentazione. Quindi l'obiettivo è quello di offrire un servizio al restauratore che sia di consulenza nella verifica, nel controllo dei documenti da presentare, sia un servizio di assistenza nell'effettivo invio della domanda tramite il portale del Ministero. Il servizio offerto a Vicenza è a disposizione degli operatori che hanno sede anche nel resto d'Italia. Milano, 9-10 maggio. Digital Network Artigiano. A Milano l'Assemblea dei Giovani Imprenditori di Confartigianato. Due giorni all'insegna del futuro digitale per presentare il DNA dell'artigiano del XXI secolo. Milano, 20 maggio. Assemblea di Confartigianato. Appuntamento con l'evento più importante nel calendario della Confederazione. Quest'anno l'Assemblea si svolgerà all'Expo di Milano. Siamo in chiusura e, come al solito, questo è il momento per vedere insieme le rilevazioni dell'Ufficio Studi di Confartigianato, nella nostra rubrica Il numero della settimana. 324.636 è il numero delle imprese artigiane che operano nel settore manifatturiero. È tutto, l'appuntamento è per lunedì prossimo alla stessa ora sul sito di Confartigianato. Buona settimana e buon lavoro!